non ti vergogni di dire queste cose, di fare delle leggi elettorali con dei condannati, non ti vergogni, perché da lì hai paura della videocamera, perché non riprendi? Hai paura della videocamera? Hai votato no come Berlusconi quel giorno? Stai facendo una legge elettorale con un condannato. Hai votato come Berlusconi? Hai votato tu come Berlusconi? Tu sei un dipendente del popolo italiano. Tu sei un dipendente del popolo italiano. Che fai? Mi tocchi dopo? Mi vuoi mettere le carte? Perché blocchi la democrazia? Perché blocchi la democrazia? Fame, speranze, perché blocchi la democrazia? Spiega perché. Una storia al paese, devi fare la tua dichiarazione davanti alla televisione, ti stanno impedendo di fare la tua dichiarazione, poi faranno la loro, questa è la democrazia. Tagliati lo stipendio, tagliati lo stipendio, tagliati lo stipendio, state mentendo in relazione alla Costituzione, che te lo dico in se siete fascisti, voi siete fascisti. Voi siete fascisti. Voi siete fascisti. Io ti sto dicendo che stai violando la Costituzione, che noi siamo da parte dei poveri. Non possiamo dire che siamo democratici. Ma chi interessa di voi? L'unica cosa che state cancellando. I cittadini italiani sanno che persone come schiave di Roma, schiave di potenti che stanno violando la Costituzione hanno paura di stare qui per parlare. Perché blocco le televisioni? Perché fanno una legge elettorale con un condannato fuori dal Parlamento. Perché hanno fatto una votazione, perché hanno fatto una votazione in 10 secondi. Si sta entrando. Ha detto questo. Gli italiani hanno fame e voi avete tolto il pane agli italiani. Non sei degno di dire quello che vogliono. Non sei degno di dire una cosa. Questo qui, gli italiani hanno fame, questa gente fa gli accordi assieme a Berlusconi ai condannati e grida fascista. Grida fascista a me che mi sento un dipendente del popolo italiano insieme ai miei colleghi che stanno facendo un lavoro eccezionale. Questo è un dato di fatto. Bisogna sbugiardarli in questo modo. Lui è venuto qui per mentire sapendo di mentire e sono dovuto entrare in conferenza stampa per dirgli se menti ti sbugiarderò. Questo è un dato di fatto. Guardateli gli occhi a questa gente. Basta guardare gli occhi a gente come Speranza, a Brunetta, a Sisto, a Berlusconi, a Renzi, per capire che vogliono fare gli interessi esclusivamente dei banchieri, dei lobbisti e purtroppo del crimine organizzato.